Giornata mondiale contro la tratta di persone, maratona di preghiera online a cui si è unito anche Papa Francesco con un suo videomessaggio. Il vescovo di Matera Ersina da oggi guiderà anche la diocesi di Tricarico, l'annuncio nel corso di un incontro in contemporanea nelle due diocesi. Canosa di Puglia celebra oggi il suo patrono San Sabino, questa mattina messa in cattedrale presieduta dal vescovo della diocesi di Andria, Monsignor Luigi Manzi. Ecclesialità, servizio e legalità, così il presidente nazionale delle Misericordie d'Italia ha definito l'associazione dopo la sua visita in Puglia. L'analisi delle criticità economiche e sociali di Canosa di Puglia al centro della riunione dell'Osservatorio sulle tensioni economico-sociali. Benvenuti alla prima edizione del telegiornale di Teledeon. Ieri, in occasione della giornata mondiale contro la tratta di persone, è stata organizzata una maratona online di preghiera, a cui si è unito anche Papa Francesco con un videomessaggio. Il valore della dignità umana e il protagonismo dei giovani per la sua difesa e la sua affermazione sono i temi al centro della sua riflessione. Ascoltiamo. Mi unisco a voi che celebrate la nona giornata mondiale di preghiera e riflessione contro la tratta di persone che ha come tema camminare per la dignità e che coinvolge i giovani come protagonisti. Mi rivolgo in modo particolare a voi giovani. Vi incoraggio a prendervi cura della dignità vostra, di ogni persona che incontrate. Ho saputo che siete stati voi a scegliere come tema camminare per la dignità. È molto importante, indica un grande orizzonte per il vostro impegno contro la tratta, la dignità umana. Così potete contribuire a tenere viva la speranza e aggiungo anche la gioia che vi invito a custodire nei cuori insieme alla parola di Dio, perché la gioia vera è Cristo. La tratta di persone sfigura la dignità. Lo sfruttamento e l'assoggiamento limitano la libertà e rendono le persone oggetti da usare e scartare. Il sistema della tratta approfitta di ingiustizie e iniquità che obbligano milioni di persone a vivere in condizioni di vulnerabilità. Infatti le persone impoverite dalla crisi economica, dalle guerre, dai cambiamenti climatici e da tanta instabilità sono facilmente reclutate. La tratta purtroppo cresce in misura preoccupante, colpendo soprattutto i migranti, donne e bambini, giovani come voi, persone ricche di sogni e voglia di vivere in dignità. Il vescovo di Matera Ersina, Monsignor Antonio Giuseppe Cagliazzo, questa mattina ha riunito il clero, i religiosi e le religiose, i fedeli laici della diocesi nella Basilica Cattedrale di Matera, in contemporanea con un analogo incontro nella Sala degli Stemmi dell'Episcopio di Tricarico. L'occasione è stata una importante comunicazione per entrambe le comunità. Ascoltiamo insieme di che cosa si tratta. Il nunzio apostolico mi ha riferito il desiderio del Papa di favorire una collaborazione più stretta tra le due diocesi di Tricarico e di Matera Ersina, in persona e vescovi nella mia persona. Mi ha chiesto, come ho detto prima, d'altronde, di allargare la famiglia, di conseguenza la casa. Umilmente ho obbedito e accettato, ben sapendo la fatica dell'impegno che l'incarico richiederà. La vastità stessa del territorio comporterà molto lavoro, 1273 km quadri di Tricarico, 2020 km quadri Matera e Ersina, per un totale complessivo di 3293 km quadri. È una delle diocesi più grandi d'Italia. E oggi la città di Canosa di Puglia è in festa per il suo patrono San Sabino, celebrazioni eucaristiche e tradizioni nella giornata che ricorda la morte del vescovo amico di San Benedetto.
vescovo amico di San Benedetto che omaggiava con visite scadenzate, raggiungendolo nel monastero di Monte Cassino. Era con lui che discuteva e si confrontava sulla Chiesa, sulle eresie e sulla necessità di professare la parola di Dio. Un santo amato e venerato perché strenuo difensore della fede in Cristo. E Sabino, patrono di Canosa di Puglia, che lo ha celebrato ricordandolo nel giorno della sua nascita al cielo, avvenuta il 9 febbraio del 566. Di Sabino si ricorda l'impegno nel rendere salda la fede nella comunità che guidò e che salvò dall'invasione dei Goti. Profeta, sfidato da miscredenti, sopravvisse a un calice avvelenato che provocò la morte di chi glielo offrì. Un santo dalla caratura riconosciuta e ancora attuale. Io direi di grande attualità, sia per l'amore per la Chiesa, la sua unità, la comunione nella Chiesa, ma anche per l'attenzione ai poveri e agli ultimi. L'anonimo dice che era prodigo nei confronti delle vedove e degli orfani, che erano i poveri di allora, quelli che più avevano bisogno di aiuto. Canosa lo ha celebrato con devozione, rimarcando la sua eredità. La sua passione apostolica e il suo amore alla Chiesa e al Vangelo, il suo dedicarsi al popolo in maniera piena, totale. C'è un dato nella storia di San Sabino che fa riflettere, e cioè che lui ha guidato da pastore questa chiesa per tanti anni, tanti, e gli ultimi 20 anni era cieco. E nonostante questa condizione ha continuato a lavorare, a spendersi fino all'ultimo respiro per la chiesa. Quindi credo che questo sia il dato più significativo della vita di San Sabino, cioè il suo essersi speso per la Chiesa e per il Vangelo fino alla fine. Conclusa la visita ufficiale del Presidente nazionale delle Misericordie d'Italia nelle sedi delle confraternite con alcuni dei vescovi pugliesi. Vediamo. 3 giorni ricchi di tanti appuntamenti con incontri con istituzioni regionali e locali, oltre che con il mondo del clero pugliese. Momenti intensi ed importanti, fortemente voluti dal Presidente nazionale delle Misericordie d'Italia, Domenico Gianni, ed organizzati nell'ambito delle attività istituzionali della Federazione delle Misericordie di Puglia, tra cui anche uno scambio telefonico con il Presidente della Regione, Michele Emiliano. Tra le attività clou ci sono state le visite ufficiali alle sedi di Misericordia di San Giovanni Rotondo in Molfetta, oltre alla ricorrenza del 30° anniversario dalla fondazione della Misericordia di Andria. Un momento di confronto e di conoscenza in cui c'è stata una grande partecipazione di governatori e volontari, a cui il presidente Gianni ha ribadito i cardini sui quali si fonda il movimento delle Misericordie in Italia: ecclesialità, servizio e legalità. Assi portanti di una storia che dura da ben oltre 8 secoli e che in questo momento storico diviene ancora più essenziale, visti anche i tanti nuovi bisogni a cui le misericordie devono far fronte per le popolazioni. Spazio anche alle visite ai luoghi di San Pio, a quelli di Don Tonino Bello e ai tesori custoditi nel Museo Diocesano San Riccardo di Andria. Per noi è stata un'emozione bella e davvero importante, ha spiegato il presidente regionale Gianfranco Gilardi. Abbiamo provato a mostrare il volto più vero e genuino delle Misericordie pugliesi, un movimento relativamente giovane rispetto per esempio a quello toscano, ma che sta provando a far emergere tutto il suo entusiasmo e coinvolgimento. Un ringraziamento sincero al presidente Gianni, ha concluso Gilardi, che ci ha dato ancor più forza e soprattutto ha voluto ribadire i principi fondanti di questo movimento e della sua azione per la comunità. E ora passiamo alla pagina dedicata al coronavirus. Come di consueto, diamo uno sguardo agli ultimi dati aggiornati diffusi dal bollettino epidemiologico della Regione Puglia. Nelle ultime 24 ore in Puglia sono stati effettuati 4.971 test giornalieri per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 216 nuovi casi positivi, 5 sono stati i decessi accertati. Attualmente sono 165 le persone ricoverate in area non critica, 7 quelle in terapia intensiva. Dall'inizio dell'emergenza sono 9.598 in totale le persone decedute in Puglia.
Si è svolta a Canosa di Puglia la riunione dell'Osservatorio sulle tensioni economico-sociali, l'organismo creato per raccogliere e analizzare i fenomeni di maggior impatto sulla popolazione del territorio. Ascoltiamo. Un tour utile a conoscere dinamiche sociali e problematiche economiche, un viaggio nei comuni della provincia di Barletta-Andria-Trani per comprendere le difficoltà dei singoli territori, coglierne le fragilità e affrontarle per prevenire problemi legati alla sicurezza e all'ordine pubblico. È l'obiettivo dell'Osservatorio sulle tensioni economico-sociali, costituito proprio per analizzare le singole realtà territoriali e che si è riunito a Canosa di Puglia, dove rappresentanti delle forze dell'ordine, associazioni di categoria, Camera di Commercio, sindacati e partenariato economico hanno fatto il punto sul paese che vive situazioni legate all'abusivismo, all'assenza di servizi nelle aree industriali ancora da urbanizzare e problemi di inagibilità delle aree più antiche. Importante diventa la collaborazione della cittadinanza. In questo caso, diciamo, essendo proprio un osservatorio che vuole cogliere quelle che sono le tensioni appunto sociali e possibilmente prevenirle, è importantissimo che le associazioni, la cittadinanza parli. Lo spopolamento dovuto alla mancanza di luoghi di aggregazione giovanile resta uno dei nodi da sciogliere e Arca, che si occupa di immobili pubblici, ha dato disponibilità di 14 locali commerciali da trasformare in presidi di legalità, che va tutelata anche, come hanno chiesto le associazioni, con una maggiore presenza delle forze dell'ordine per rendere il senso di sicurezza pervasivo nella cittadinanza. Fondamentale sarà agire insieme, muovendosi nella stessa direzione. A breve partirà una cabina di regia con la Ragioneria Territoriale dello Stato per un controllo effettivo anche sotto il profilo contabile, ma come monitoraggio essenzialmente. Conoscere e comprendere diventano così sinonimo di prevenzione anche delle infiltrazioni nell'economia della criminalità organizzata. Facendo comunità, facendo sistema, potremo risolverle con loro, la forza dell'ordine, i comuni, le associazioni di volontariato, la società. Insieme, la società civile, tenteremo di risolvere i problemi delle nostre amate città. Ieri mattina a Bari è stato presentato nella sala riunioni Direzione Generale Trasporto il protocollo d'intesa tra Ferrotranviaria e Aeroporti di Puglia. La seguita per noi Francesco Rossi. Vorrei mutuare le parole del presidente di Ferrotranviaria. Dobbiamo unire cuore e cervello, nel senso che noi dobbiamo fare una scelta strategica: continuare a fare parcheggi o incentivare al massimo l'utilizzo di questo mezzo, che è anche molto conveniente. La riduzione della CO2 si ottiene solo offrendo una valida alternativa. Il Piano Nazionale degli Aeroporti ha definito una connessione, un'interconnessione con le ferrovie. La nostra grande intuizione, parlo dei pugliesi, della Puglia, è stata quella di avere un passante ferroviario all'interno dell'aeroporto di Bari. Dobbiamo sfruttarlo al massimo e fare in modo che agli altri tre scali siano coperte allo stesso modo come Bari. Quindi è un percorso che parte, ne parleremo sempre di più, rendendolo accessibile anche dal punto di vista economico. Nel 2022 abbiamo trasportato 640.000 viaggiatori, di fatto raddoppiando i viaggiatori trasportati nel 2019 nella fase anti-Covid. Alla luce di tutto questo, ma noi l'abbiamo sempre saputo che il collegamento ferroviario aeroportuale aveva una sua valenza trasportistica importante, non fosse altro per l'esplosione poi anche turistica del nostro territorio pugliese. E i nostri rapporti con Aeroporti di Puglia sono sempre stati strettissimi, grandissima collaborazione, ma ci siamo confrontati più volte verificando che la crescita dei viaggiatori aeroportuali corrispondeva alla crescita che stavamo avendo sul trasporto ferroviario. Abbiamo ritenuto che fosse il caso di valutare la possibilità di portare avanti delle attività condivise di valorizzazione del trasporto ferroviario e quindi di fatto di favorire questa intermodalità tra il trasporto aereo e il trasporto ferroviario. Il trasporto ferroviario, come sapete, è comunque un trasporto che è ecologicamente sostenibile e l'idea di Aeroporti di Puglia di incentivare l'uso del treno fa sicuramente onore ad Aeroporti di Puglia, che ci ha concesso attraverso questo protocollo di poter aumentare la visibilità dei nostri servizi all'interno dell'aeroporto.
I progetti del piano regionale di trasporto prevedono che entro pochi anni la nostra rete sarà interconnessa alla rete nazionale. Questo consentirà a treni di arrivare all'aeroporto di Puglia dal sud della Puglia, quindi da Lecce, Brindisi, da Taranto, e da nord tramite la stazione di Barletta, quindi anche da Foggia si potrà arrivare al Carro Vuitico. Quindi stiamo parlando di un progetto estremamente complesso che in gran parte è già realizzato, e ritengo che in prospettiva la Puglia avrà veramente un sistema di trasporto intermodale unico in Italia. Far sì che gli adolescenti non si chiudano in un silenzio difensivo e rigido, a questo mira il progetto partito a Barletta, Educazione all'affettività. I dettagli nel servizio di Marilena Pastore. Parte a Barletta il progetto Educazione all'affettività, rivolto agli adolescenti, in particolare alle classi terze di tutte le scuole secondarie di primo grado. Un percorso volto ad accompagnare i ragazzi ad una migliore percezione di sé, delle proprie caratteristiche e risorse, con l'intento di supportarli nelle relazioni quotidiane con la famiglia e col gruppo di pari, fornendo loro anche gli strumenti per una sessualità responsabile. Formazione e informazione svolta dall'equipe del consultorio familiare del distretto sociosanitario, con psicologi, assistenti sociali e una ginecologa, che sia nel consultorio sia nelle scuole si confronteranno con gli studenti e gli insegnanti in un clima di ascolto e di fiducia reciproca attraverso stimoli multimediali, brainstorming e ascolto attivo. L'equipe di lavoro offrirà inoltre la propria disponibilità per interventi specifici in caso di situazioni legate ad emergenze educative verificate dal consiglio di classe o al team di docenti mediante lo sportello di ascolto Spazio Giovani, volto ad accogliere richieste, dubbi e preoccupazioni degli adolescenti. Nell'ambito del distretto sociosanitario 4 di Barletta, con il consultorio 1 e 2, abbiamo aperto questo spazio giovani che dà la possibilità a tutti i giovani del territorio di frequentare questi spazi per la problematica dei rischi psicosociali. Sì, abbiamo istituito un servizio, appunto Spazio Giovani, aperto il primo lunedì e il primo martedì di ogni mese, con l'indirizzo mail spaziogiovani@slobat.it, attraverso il quale i ragazzi possono autonomamente e anonimamente scriverci una mail per esprimere le loro difficoltà e i loro disagi. Parallelamente partiamo con un progetto di educazione all'affettività aperto alle scuole medie di Barletta. I nostri interventi sono comunque tutti interventi di prevenzione. Facciamo questo corso, apriamo questi spazi sia per la informazione che per la formazione e il supporto. E ora, come ogni giovedì, l'appuntamento con le anticipazioni del settimanale Luce e Vita a cura della Diocesi di Molfetta, Rubo, Giovinazzo e Terlizzi. Scopriamo insieme gli argomenti trattati in questa settimana. Ben ritrovati a Diocesi Informa, il notiziario settimanale a cura dell'Ufficio Comunicazioni Sociali della Diocesi di Molfetta, Ruvo, Giovinazzo e Terlizzi. Oggi, giovedì 9 febbraio, ricorre la festa di San Corrado di Baviera, patrono della città di Molfetta e compatrono della Diocesi. Alle ore 19 il pontificale in cattedrale sarà presieduto dal Vescovo Monsignor Domenico Cornacchia. Da martedì 7 febbraio e fino al prossimo lunedì 13 è in corso la raccolta farmaci promossa dal Banco Farmaceutico Fondazione Onlus a livello locale in collaborazione con la Caritas Diocesana per la 23esima giornata nazionale della raccolta del farmaco. Sul sito www.bancofarmaceutico.org il dettaglio delle farmacie aderenti all'iniziativa. Mercoledì 15 febbraio e venerdì 17, sempre alle ore 10.30, prima nel plesso Carlo Alberto e poi nel plesso Giulio Cozzoli dell'Istituto Comprensivo Manzoni Poli, sarà ospitato il progetto Don Tonino, una santità nel quotidiano, proposto a tutte le scuole di ogni ordine e grado dall'Ufficio Diocesano della Pastorale Scolastica nel trentennale anniversario del Dies Natalis del venerabile Don Tonino Bello. Don Giuseppe Pischetti dialogherà con l'insegnante Gaetano Del Rosso.
Giovedì 16 febbraio presso la parrocchia Sacro Cuore di Gesù a Molfetta si terrà l'incontro Lumen Gentium, il cantiere della casa. Conosci il concilio? Primo appuntamento del percorso di formazione sulle costituzioni del Concilio Vaticano II che rientra nel cammino sinodale dei cantieri di Betania. La riflessione sarà guidata da Don Silvio Bruno. Sabato 18 febbraio presso il Museo Diocesano di Molfetta alle ore 19 sarà presentato il volume Sentinelle della Fede, il movimento confraternale a Molfetta agli inizi del terzo millennio, edito da Editrice L'Immagine. Come sapete, inoltre, martedì 14 febbraio si celebra sia la festa dei Santi Cirillo e Metodio, patroni d'Europa, ma anche la ben più nota memoria liturgica del santo vescovo e martire Valentino da Terni. E in attesa della festa diocesana dei fidanzati, che si terrà dalle ore 9.30 alle 13 del 26 febbraio prossimo presso la parrocchia Madonna della Pace di Molfetta, abbiamo voluto dedicare buona parte del numero 7 di Luce e Vita di domenica 12 febbraio alla festa degli innamorati. Vediamo ora nel dettaglio i temi della prossima edizione del settimanale diocesano. Copertina dedicata ai fidanzati con l'immagine di Ilario e Marica, coppia di Molfetta che testimonia un amore che non conosce ostacoli. Nell'intervista a pagina 3 i due giovani si raccontano generosamente con il desiderio di contagiare soprattutto i loro coetanei con la forza e il coraggio del loro amore. A pagina 2 un approfondimento a cura di Elisa Tedeschi sulla storia singolare di Sandra Sabattini, fidanzata di Guido, volontaria per la comunità Giovanni XXIII. A seguire Gianni Antonio Palumbo dedica la rubrica di Poesia metafisico-civile e riflessi al poeta Attilio Bertolucci, offrendo al lettore il componimento La Rosa Bianca, una dedica del poeta all'allora fidanzata Ninetta, al secolo Elvira Giovanardi, che gli darà poi i figli celebri registi Giuseppe e Bernardo. Paginone dedicato alla Marcia per la Pace, organizzata a Terlizzi domenica 29 gennaio dalla Consulta Diocesana delle Aggregazioni Laicali. Gaetano De Bari offre una cronaca dell'iniziativa, mentre Susanna Maria De Candia riporta le voci di alcuni partecipanti alla marcia per comprendere le ragioni della presenza, dell'impegno e delle loro speranze. A pagina 6 ancora un approfondimento sul tema della pace a cura di Vincenzo Cappelluti, responsabile diocesano della CR, con il racconto della partecipazione insieme ai ragazzi di terza media della CR e all'equipe diocesana dei ragazzi alla carovana della pace a Roma lo scorso 29 gennaio. A pagina 7, l'esperienza nella scuola Don Pietro Pappagallo di Terlizzi sul riciclare con arte alla luce della Laudato Si, raccontata da Francesca Balsano. In ultima pagina, la consueta rubrica di spiritualità sulle letture della sesta domenica del tempo ordinario, a cura di Don Leonardo Andriani. Ricordiamo che è ancora possibile abbonarsi a Luce e Vita in diverse modalità. Tutte le info sul settimanale diocesano. Termina qui il nostro appuntamento, grazie per averci seguito e a giovedì prossimo. Ed era questo il nostro ultimo servizio di questa edizione del telegiornale di Teledeon che termina qui. Noi vi ringraziamo per averci seguito e vi auguriamo un sereno pomeriggio a tutti.